Oltre 300 milioni di euro, un piano triennale per le infrastrutture, per l'edilizia scolastica e per migliorare la qualità della vita dei cittadini metropolitani. Di che cosa si tratta? Sì, come città metropolitana stiamo facendo un lavoro imponente, nonostante i vincoli di finanza pubblica nazionale. Abbiamo liberato molte risorse anche per realizzazione di nuove scuole e per la sistemazione di assi viari fondamentali in tutti i comuni della città metropolitana. Un piano imponente, appunto 300 milioni di euro, un investimento senza precedenti. È un lavoro molto importante, anche con un'interpretazione del patto di stabilità che va nella direzione di non comprimere i diritti dei cittadini. C'è la possibilità, se il patto viene modificato, di ulteriori 500 milioni nella prossima triennale. Sì, perché grazie al risanamento dei conti e a una gestione oculata della finanza, noi abbiamo quasi 500 milioni di euro in cassa, che non si possono utilizzare perché il governo ce lo impedisce con il patto di stabilità. Come ANCI e come sindaci abbiamo chiesto un allentamento del patto. Se questo avverrà con l'approvazione della legge di stabilità, noi avremo ulteriori risorse che andranno per i comuni e per i cittadini. Sindaco, domanda che esula, ma d'obbligo, secondo lei Napoli è una città indecente? Assolutamente no, perché chi lo dice? Giletti, ieri la polemica sul Rai 1, appena esci dalla stazione c'è l'immondizia. A parte che la coppia Giletti-Salvini, prima di parlare di Napoli e dei napoletani e di questa città, si dovrebbero sciacquare la bocca, perché la cultura di questa città è millenaria. L'altro giorno c'è stato un agguato politico-mediatico nei confronti dei napoletani e della città e credo che chi ha responsabilità del servizio pubblico debba garantire sempre, e in particolare in un momento in cui questa città da sola, senza l'aiuto di nessuno, ma solo con la passione e la forza dei napoletani, si sta tirando fuori da anni difficili, non è la fotografia descritta da Giletti. Poi ognuno si assume le responsabilità di quello che dice. La città si è sentita offesa, i napoletani ancora una volta attaccati gratuitamente, e a parte poi l'agguato politico-mediatico anche nei confronti di una città e di un'amministrazione che non ha padroni e che è fuori dal sistema. Questo lo ricordiamo a Giletti e lo ricordiamo a Salvini, che pensasse alla questione morale milanese prima di parlare di Napoli e dei napoletani. Lei farà una richiesta ufficiale, diciamo, ai vertici RAI? No, la sto facendo tramite voi. C'è un silenzio, quindi se c'è un silenzio vuol dire che i vertici RAI condividono le affermazioni di Giletti. Chi tace acconsente. Napoli è stata troppe volte attaccata gratuitamente, i napoletani offesi, questa amministrazione denigrata. Io credo che il servizio pubblico deve essere servizio pubblico. È come quando le partite di calcio c'è l'arbitro che è truccato. Servizio pubblico è servizio pubblico, deve garantire il pluralismo dell'informazione, la dialettica democratica, la critica anche dura. Quando però c'è un agguato premeditato, quando c'è un'invettiva, quando parli a milioni di italiani, perché quella è una trasmissione molto seguita, e lo fai in quel modo, senza consentire di opporsi, tra l'altro, a una fotografia falsa, io credo che questo non è servizio pubblico. Questo è essere al servizio di qualcuno. E allora noi vogliamo capire se i vertici della RAI si riconoscono in quel servizio pubblico, perché se si riconoscono poi ognuno ne trarrà le proprie conseguenze, Il pilotato, ovviamente. sì, pensa che sia Presidente Ho della parlato di Commissione agguato Ambiente. politico-mediatico, agguato premeditato. Sindaco Roberto Figo, napoletano, del 5 Stelle, il Presidente della Commissione Vigilanza, ma una telefonata non gliela farai, ti ha Ma io finto non penso che c'è mentre... bisogno di telefonarlo. Chi è il Presidente della Commissione Vigilanza dovrebbe sapere. Ahimè, devo dire che anche da quando Fico è presidente della Commissione Vigilanza non è che sia molto cambiato. Abbiamo avuto attacchi di questo tipo nel passato, li abbiamo avuti adesso. Le eccellenze del servizio pubblico ci sono adesso, così come ci sono le tante faziosità e le tante cose che non vanno. Io personalmente, con tutto il rispetto per il presidente Fico, chiaramente non ho visto una differenza. Chiaramente lui è napoletano, lui è il presidente di Commissione Vigilanza. Lei mi fa la domanda, a domanda rispondo che vorremmo sapere se quello
è una, se come è stata costruita e come è stata confezionata e come è stata portata avanti quella trasmissione corrisponde al servizio pubblico. Siccome noi paghiamo un canone e siamo dell'idea che non è che uno può, come dire, noi dobbiamo avere la capacità e la legittimazione di poter criticare, perché siamo persone che crediamo nel servizio pubblico, e anche quando siamo più vittime che spettatori di quel servizio pubblico vorremmo, diciamo, poter avere una voce in capitolo nel pretendere rispetto e oggettività. L'assessore Puccini si è comportato... No, io non do pagelle sulla trasmissione. C'è stata la polemica sul fatto che... Sì, ma Puccini si è trovato là, ma non c'è dubbio. Puccini parlava da solo a un certo punto, gli hanno staccato pure l'audio. Insomma, io non è che ho usato un termine leggero quando parlo di... Secondo me è stato un agguato premeditato, politico-mediatico. Non è, cioè, c'è un, è molto chiaro, ma del resto anche stamattina, guardate... Io ieri sono rimasto molto disgustato, ho visto il dibattito sui social, stamattina sono stato alla nostra 2 novembre, che è una giornata molto sentita nella nostra città, e devo dire al cimitero di Napoli, ma un sacco di gente mi ha fermato, ma gente veramente semplice del popolo, che era proprio indignata, cioè forse questi vanno in freva, cioè il problema è quale, questi vanno in freva che Napoli, nonostante il sistema, nonostante i Salvini, nonostante le campagne mediatiche nazionali, nonostante una certa politica, si sta riscattando da sola, ed è una città che non nasconde i problemi, cioè noi sappiamo che ci sono problemi, che la città deve migliorare, che ci... però quando si descrive una fotografia di quel tipo veramente fa scattare una forte ribellione, perché noi veramente in questi 4 anni tutto quello che abbiamo fatto ce lo siamo guadagnato con la forza dell'onestà, della passione, della partecipazione dei napoletani. Allora, così, in pochi minuti, parlare in quel modo, con quell'aggressività, con quella violenza, con quel pregiudizio, con quella disonestà intellettuale all'intero paese, per dare una fotografia di Napoli quasi come se fosse un cliché di pregiudizio, che, di una narrazione già vista, e allora che devo pensare? Che è voluta? Che vanno in freva che Napoli sta cambiando? Che c'è la politica dietro a questi personaggi? Che c'è un disegno? Ecco perché probabilmente il direttore della RAI o qualcuno deve dire: Giletti si è assunto la responsabilità di quello che dice, quello che è accaduto ieri non ha nulla a che vedere col servizio pubblico. Se non accade ne prendiamo atto, è l'ulteriore conferma che evidentemente ce la dobbiamo costruire da solo questo paese, dal basso. Va bene. Grazie a voi. Grazie.